Pizzeria di Michele Condurro alla Riviera di Chiaia c'è sempre il sole a qualsiasi ora della giornata, anche perché è un nome che per Napoli e per i napoletani è sinonimo di storia e tradizione. Michele Condurro, ci vuole accennare brevemente alla storia, alla lunga storia della sua famiglia? La nostra storia inizia nel 1930 con mio nonno che aprì l'antica pizzeria da Michele. Poi nel 59 non c'è stato più, quando sono nato io, e poi ho continuato papà con i fratelli. Come tutti i nipoti abbiamo fatto scuola laggiù, e poi oggi sono riuscito ad aprire questa pizzeria alla Riviera con mio nome e cognome, che poi alla fine è il nome e cognome di mio nonno. È un onore a lui, perché merita conosciuto in tutto il mondo. E stiamo cercando di continuare questa tradizione. Io devo stare sempre al banco a fare le pizze, non come tanti pizzaioli che gestiscono e fanno. La mia tradizione è stare al banco. Io oggi ho mio figlio, Raffaele, come papà, che sta al forno vicino a me. Quando non ci sono io, sto io al banco. E stiamo continuando questa bella storia. Michele Condurro il capostipite ieri, Michele Condurro il nipote oggi, ma cosa è cambiato in tutti questi anni qui nella pizzeria Michele Condurro alla Riviera di Chiaia? Sono cambiati gli ingredienti sulla pizza, quelli che noi diciamo strani, ma la nostra tradizione rimane. L'impasto, che è quello di 100 anni fa, il fior di latte, che è di Fusco di Agerola, che ci serve da 100 anni. Per noi la tradizione è questa qua, questi prodotti qua, perché se parliamo di pizza parliamo della margherita. Se mi chiedono la pizza io dico margherita, le altre cose contentiamo i palati delle altre persone, i ragazzi, però con la nostra tradizione. Bene, e andiamola ad osservare da vicino questa tradizione, andiamo al banco del pizzaiolo, al banco del maestro Michele Condurro. Ed eccoci alla console, per dirla in un termine moderno, del maestro Michele Condurro, per il quale è la tradizione è categorica. Pizza margherita. Pizza margherita. Allora vediamo in pratica questa pizza margherita firmata Michele Condurro. Ce la vuoi descrivere durante la lavorazione? Abbiamo parlato degli ingredienti che adesso vediamo in pratica. L'impasto è fatto sempre 24 ore prima. Noi usiamo molto sale e poco lievito, cioè lievito, un pizzico per farla, solo per farla partire. Una volta si usava il criscito, oggi il criscito diciamo che l'ASL dice che è vietato e non si può usare più, anche se sono diciamo sciocchezze, perché alla fine l'impastatrice, quando è pulita, poi l'impasto che rimane sempre dentro funziona da criscito. La margherita deve essere così: fior di latte, pomodoro, olio di semi di girasole e formaggio romano, pecorino romano.
Questa è la classica margherita. La classica margherita, ma a questo punto mi viene fare una domanda, ma non è che voglio fare una polemica. Quindi cosa ne pensa Michele Condurlo della famosa pizza doc? Quello fatto con l'olio extravergine, quello con la mozzarella di bufalo, col pomodoro san marzano. Di che stiamo parlando? Non della pizza, oppure non della margherita. Ci sono tante cose che si possono fare. La pizza è questa qua. Le altre cose si possono inventare qualsiasi cosa, si può mettere sulla pizza qualsiasi cosa. Ma se parliamo di margherita è così. In questa languida canzone, al sole che tramonta in mare, la tua più magica visione. No. Il cuor da te lascerò, amore, sottil Brasil, Brasil. Pizza straordinaria quella di Michele Condurlo, che è noto come da tradizione ha un diametro enorme. La pizza, i piatti rossi sono 38 di diametri. La pizza per la maxi che noi facciamo, non è il caso di questa qua, questa è una pizza normale, è 45. Maxi 45 di diametro. Ma si può mangiare, riescono a mangiare perché non ha lievito all'interno. Non avendo lievito la pizza si può mangiare e più si mangia e più si fa mangiare. Le pizze più lievitate, arrivate a mezza pizza, pure se è una mignon, ti gonfia all'interno e non la mangi più. La nostra se la può mangiare quando ne vuole perché è leggerissima, dopo un quarto d'ora già l'ha digerita. Questa è la nostra differenza e la nostra tradizione. Accanto alla margherita, quella da tradizione che rigorosamente segue le regole appena enunciate dal maestro Michele Condurlo, a Napoli c'è un'altra pizza famosissima, una pizza che da tutti è conosciuta come la pizza Oggiaotto, la famosa pizza dell'oro di Napoli, della Sofia Pizzaiola. Ma la pizza Oggiaotto di Michele Condurlo com'è, oltre ad essere buona naturalmente? Semplicissima, la classica pizza fritta, ricotta, provola e cicoli, categoricamente cicoli, pepe e nient'altro. La classica con l'impasto nostro, che è importante. C'è un segreto in questo impasto? Si può svelare? Sempre lo stesso, quello della stessa pizza, sempre leggero e sempre soffice. La pizza fritta, la differenza è che noi la facciamo come si faceva una volta, quando viene tolta dalla friggitrice, cosa che pochi lo fanno, lo sanno, noi la poggiamo in un panno bianco per farla asciugare, per farla ammorbidire e poi la serviamo a tavola. Piccolezze che servono. Ma oggi, diciamo, volendo fare una statistica, è più richiesta la pizza al forno o quella fritta? La pizza al forno è sempre più richiesta. La pizza fritta è per chi la vuole mangiare. Oggi con le diete, con tutte le altre cose, però è sempre quella più buona. La pizza quella che fa male è sempre più buona. Poi ti volevo presentare mio figlio. La quarta generazione di Condurlo. Raffaele Condurlo. Spero di arrivare a livelli suoi, ma è molto complicato. Ma sicuramente ci arriveremo. Ma quali sono gli insegnamenti e le indicazioni che ti sta dando tuo padre giorno dopo giorno? Beh, gli insegnamenti più che altro mi ha sempre insegnato che il mestiere si ruba, più che altro. Cioè io lo osservo molto in tutti i movimenti che fa. Pure nel cuocere la pizza, che è stata la prima cosa che mi ha insegnato. Poi nella pasta, che è l'ultimo step, diciamo, fare la pasta è cosa che sto attuando già da adesso. E spero che un giorno possiamo dire che io posso insegnare a mio figlio quello che ha insegnato lui a me. Quindi una tradizione che continuerà negli anni, ma quali sono oggi le emozioni di un giovane come te al cospetto di questa tradizione chiamata pizza? Beh, per adesso che è un momento molto difficile, diciamo, pure a livello nazionale, pure nel trovare lavoro, avere un mestiere tra le mani
come questo è molto importante. Io che poi ho un nome dietro molto forte, mi reputo un miracolato, però bisogna sfruttarlo bene. Da Michele Condurro alla Riviera di Chiaia, oltre alla pizza, vi sono un'infinità di altre specialità che magari servono ad ingannare l'attesa durante il lavoro del pizzaiolo. A parlarcene lo chef di casa, Antonio Schiano. Antonio, vediamo qua tante prelibatezze alle quali aggiungi anche le tue fatte in cucina. Ce le vuoi descrivere? Il nostro tagliere di affettati, composto da salami particolari tipo il salame di felino, questo qua che è al Chianti, classico napoletano, della bresaola, della valtellina, abbinato con mozzarella di bufala, formaggi vari tipo il famoso provolone del Monaco, questo è un pecorino sardo, formaggio alle noci, al pepe, un'ottima mozzarella di bufala, un buon bicchiere di vino, prosciutto crudo di Parma, la nostra parmigianina di melanzana, molto simpatica perché rivisitata, e sa, è composta da un timballo di melanzana cotta con della ricotta sgrassata e condita con proprio fior di latte di Agerola e pomodoro di San Marzano. La frittura italiana, molto particolare, vecchio stampo, crocchè di patate, frittatina, tutto come si faceva un tempo, tutto a mano libera. L'arancino, la frittura, la mozzarella in carrozza, i famosi scagliuzzielli, la polenta fritta, le montanarine, anche ottime da assaggiare. E poi per finire ho notato che qui da Michele Condurro alla Riviera di Chiaia ci sono anche degli ottimi gelati artigianali, senza fare nomi. E poi facciamo noi degli ottimi dolci, tanto per citarne uno, la pandistelle, famosa, fatta sempre da me. La crosta di frutta, cheesecake, panettoni, capresi, tutti i dolci artigianali fatti sempre di produzione nostra. Pizza con la Nutella, famosa pizza con la Nutella, spacca Napoli. Usiamo dei crudi di Mastro Berardino, tipo Aglianico e Redimore, che sono bottiglie molto particolari, non è la classica falanghina, non è il classico Aglianico, ma sono vini prodotti da una singola vigna d'uva. Da questa vigna viene estrapolata la bottiglia di vino. Quindi si mangia bene e si beve meglio. Michele Condurro, ma la pizza va abbinata al vino o alla birra? Allora, noi come birra usiamo solo birra Peroni, sia quella chiara, quella scura e quella rossa alla spina. È un'altra tradizione nostra, solo birra italiana. Sulla pizza si beve la birra, facendo un poco di affettati, sull'affettato chiaramente è più preferibile bere un buon bicchiere di vino che accompagnare con un buon bicchiere di vino che la birra o la Coca-Cola. Bontà senza tempo, specialità sinonimo di tradizione e poi la grande pizza. Michele Condurro, qual è il saluto e l'invito per i tuoi amici qui alla Riviera di Chiaia? Di venirci a trovare presto, in tanti. E siamo a loro disposizione. Possiamo dire buona pizza a tutti. Buona pizza a tutti. Is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Nel cuore di Chiaia, il meglio per la tua salute e per la tua bellezza. E questo è il motto del punto benessere della DB Milano, aperto in via San Pasquale a Chiaia 79. E noi dello Sguardo sulla Città siamo qui presenti all'inaugurazione. Con noi il responsabile di questo punto benessere, Francesco Scarpato. Noi da molti anni siamo già qui in zona con questo centro che si occupa principalmente di benessere. Noi abbiamo voluto ampliare la nostra gamma di offerte verso i nostri clienti unendoci quest'anno con un marchio italiano, un marchio importante quale DB Milano. Un marchio che oltre a dare comunque una impronta con un metodo scientifico sui trattamenti di bellezza, sui trattamenti che vengono fatti per la cura della persona,
È un marchio che in questo momento dà una rilevanza dell'Italia nel mondo, perché noi vogliamo sempre considerare che i nostri prodotti sono sicuramente prodotti italiani e che vengono applicati con personale qualificato. Infatti la DB ha formato il nostro personale, noi abbiamo comunque preso il loro metodo e da quest'anno iniziamo ad offrire questo servizio migliore e più importante verso noi. Sono anni che comunque, come dicevo, ci occupiamo di riabilitazione, di benessere, abbiamo comunque un posturologo che si occupa della postura, dei trattamenti del corpo, del dimagrimento, abbiamo comunque delle fisioterapiste. La nostra prerogativa è che i trattamenti vengono effettuati sia da personale specializzato, quali estetiste diplomate e formate DIBI, ma soprattutto molti trattamenti vengono utilizzati apparecchiature che sono all'avanguardia, quali comunque la radiofrequenza con TECAR. Abbiamo comunque un sistema scientifico della DIBI che si chiama MDB Analyzer, che fa un'anamnesi completa di quello che sono comunque gli inestetismi. E comunque oltre a dare il trattamento specifico comunque dà anche una informazione alla cliente su quale deve essere il suo modo di vivere per cercare di migliorare il suo aspetto. Quindi diciamo, questo ha ampliato quello che erano i nostri servizi. Abbiamo comunque aggiunto, come dicevo prima, anche l'estetica chiamiamola base, quindi facciamo comunque i trattamenti viso, i trattamenti corpo, il trucco, ma soprattutto abbiamo comunque voluto prendere un altro apparecchio importante che è l'Epilux, che è per la epilazione, chiamiamola diciamo permanente, non la possiamo definire definitiva, ma comunque l'epilazione che indolore con luce pulsata, che può essere anche interessante per i nostri clienti di sesso maschile, che oggi comunque anche diciamo questa parte di mercato è interessata al benessere, all'estetica, al sentirsi meglio. Quindi chi viene qua sa di trovare persone qualificate che possono dare le indicazioni giuste per poter trattare al meglio quelle che possono essere le esigenze che ci vengono richieste. Siamo sempre in via San Pasquale a Chiaia 79, nel punto benessere partner del DB Milano. In mia compagnia la beauty specialist Simona Bellisai, alla quale vorrei chiedere: ma quali sono i metodi di analisi che applicate per risolvere gli inestetismi delle vostre clienti? Noi attualmente ci avvaliamo di un'apparecchiatura molto all'avanguardia. Essa dispone di due tecnologie fondamentali che, unite tra loro, che sono l'impedenziometro e l'ultrasuono, ci danno la possibilità di arrivare alla risoluzione dell'inestetismo della cliente in maniera oggettiva e scientifica. Per dare inizio al nostro test ci avvaliamo di questo manipolo che verrà applicato al viso della cliente e, grazie appunto all'unione delle due tecnologie, impedenziometro e ultrasuono, arriveremo al rilevamento di quello che è il risultato finale per una cura oggettiva e scientifica di quello che è l'inestetismo della cliente. Iniziamo il test. Quindi, prima di effettuare quella che è l'applicazione del manipolo, mi stendo del gel conduttore sulle placchette. Posiziono il manipolo al laterale del viso della cliente, che nel frattempo sarà ben deterso, struccato e quant'altro. Schiaccio il pulsantino e mi darà inizio del test. Al concludere dell'inizio del test pratico, l'apparecchiatura mi fornirà uno scontrino stampo. Quindi, alla conclusione del test, noi avremo la reale risoluzione in maniera oggettiva e scientifica di quello che è l'inestetismo della cliente e come poterlo curare. Siamo in compagnia della massofisioterapista Ileana Recchia.
Ma qui al DB Milano, qui a Napoli, al punto benessere di via San Pasquale a Chiaia, oltre all'estetica, alla bellezza, pensate anche al benessere fisico delle clienti? Sì, trattiamo anche il benessere fisico con questo tipo di apparecchio che è la TECAR, Human TECAR. È un apparecchio che funziona a radiofrequenza e lavora sul metabolismo cellulare e sul microcircolo venoso, il che permette di drenare gli edemi, quindi funziona anche per il campo della riabilitazione, oltre che quello dell'estetica, e per l'eliminazione del dolore. Si può lavorare tranquillamente sull'estetica, quindi sul metabolismo dei tessuti, sulla morbidità dei tessuti e anche sul trattamento delle rughe, quindi del viso, per ridare luce e ridare una morbidezza alla pelle al trattamento delle rughe. Abbiamo qui una paziente, vediamo in pratica. Sì, allora, è molto semplice, si lavora detergendo con un po' d'acqua e abbiamo degli oli specifici che vengono utilizzati prima per la detersione della cute. Poi con un tipo di crema che è un vettore, semplicemente un vettore oltre che un idratante, si lavora su due tipi di canali. Uno che va a lavorare sui tessuti profondi e quindi in questo caso sui tessuti più profondi, creando un flusso elettrolitico, un corridoio. Lavorando in questo modo si può trattare i tessuti in profondità come tendini, legamenti, oltre ai vari strati del derma. Si tratta prima con i tessuti profondi, quindi con il canale resistivo, e poi dopo si fa una sorta di massaggio sui tessuti morbidi con il canale di tipo capacitivo. Questo permette ovviamente di creare anche un benessere per quanto riguarda sia il relax della paziente che ovviamente il benessere fisico nei casi di dolori o di patologie. Per gli sportivi è molto indicato, proprio per la velocità degli effetti positivi. I risultati si vedono in genere entro i primi 5 trattamenti, ovviamente mediamente. Soprattutto, ecco, per esempio nella cellulite si va a lavorare sulle zone ischemiche, quelle meno irrorate da sangue, proprio perché si crea un afflusso e un'accelerazione del microcircolo venoso. Nel punto benessere di via San Pasquale a Chiaia 79, partner della DB Milano, laddove non ci si può arrivare con i trattamenti, è possibile avere a disposizione una consulenza di chirurgia plastica grazie al dottor Antonio Criscuolo. Sì, è proprio questo. Oltre ai comuni trattamenti del punto DB Milano, qui abbiamo la possibilità di fare delle consulenze di chirurgia plastica e trattamenti di medicina estetica, quindi offrire una possibilità al cliente, paziente, di avere un trattamento completo a 360 gradi e non fermarci soltanto a una terapia superficiale, ma entrare in trattamenti mini invasivi che danno il benessere del corpo e del viso al paziente. E quali sono i trattamenti che più frequentemente le consiglia? Le cose che più frequentemente vengono richieste dai pazienti sono trattamenti con acido ialuronico, quindi dei filler che servono a ridurre la profondità delle rughe o eliminarle e aumentare i volumi di alcune zone del viso, quali labbra e zigomi. Un altro trattamento che pure viene molto richiesto è sicuramente il trattamento con la tossina botulinica, che serve a migliorare e ringiovanire la parte del viso che riguarda il contorno degli occhi e la fronte. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.